amici, buongiorno, sono Carlo Restagno. Vi presento oggi una barbera superiore interessante. Perché? Interessante perché si tratta di una barbera Monferrato, che trovare una barbera Monferrato superiore non è tanto diffuso, tanto comune. Le troviamo di più ad Asti, ad Alba, e quindi ci interessa vederla da vicino. E in questo caso il mio amico Massimo Crova ha fatto un bel lavoro, adesso vedremo perché, dunque qui si tratta dell'annata 14, la quale non è sicuramente stata la migliore delle ultime annate. E ciò non di meno è riuscito a darci questa buona barbera che fa 14,5 gradi, quindi di tutto rispetto. Allora, vediamo un po' bene da vicino. Colore è il rosso rubino, bello intenso, con qualche venatura che va da un lato verso il violaceo e dall'altro verso il non è assolutamente, non è ancora l'aranciato, ma è il granato, ecco, diciamo il granato, perché d'altronde ha già 3 anni e ha fatto quasi un anno di barrique di terzo passaggio, barrique di rovere francese che lo percepiamo perché la vaniglia, ecco, c'è la vaniglia dolce tipica della quercia francese. È la bella vaniglia dolce con una speziatura sicuramente di liquirizia, e qualche nota speziata molto interessante. Dietro alle note speziate ci sono i frutti rossi maturi, quindi quelle belle ciliegione, ma anche le more, la prugna matura, quindi già molto interessante ai profumi. E adesso mettiamola sul palato e vediamo cosa ci dice. Riflette perfettamente i caratteri dell'olfatto. Questa vaniglia, questa liquirizia, questa speziatura, l'avvertiamo anche sul palato. Guardate che belli archetti, credo che non riusciate a vederli. Ci sono dei bellissimi archetti, belli, abbastanza grassi, diciamo. E molto equilibrata, quindi molto equilibrata fra l'intensità dei profumi e l'intensità in bocca. Oltretutto ha un buon corpo, senza esagerare, e questi 14 gradi e mezzo non si sentono, non si avvertono, la possiamo accompagnare tranquillamente sia con primi che con secondi, primi di conditi con ragù di carne o paste al forno, e con secondi anche arrosti o carne alla griglia o con anche carne in casseruola, costine, senza, diciamo, esagerare. Ci sono sicuramente barberoni più corposi, ma qui abbiamo un bellissimo equilibrio. Io direi che devo fare i complimenti a Massimo, perché dal 14 riuscire a cavare una così bella barbera non è stato facile. Ecco, quindi siamo contenti di questa barbera qua. Cari amici, ricordate, quando volete bere bene, chiamate Carlo. Un saluto a tutti.